Buon pomeriggio e benvenuti durante questa diretta. Io sono Marika dei Argomenti Europei e vi volevo ricordare di chiamare subito durante questa diretta in modo da poter rispondere alle vostre domande spesso davanti a voi, in modo che potete anche vedere le carte che vengono fuori davanti alle vostre domande. Quindi basta chiamare lo 0773 49 35 26 per potervi prenotare durante questa diretta. Quindi mi raccomando, prenotatevi subito, in questo momento ci sono dei linee libere, basta concorrere lo 0773 49 35 26 in modo che posso ricevere direttamente le vostre chiamate e possiamo fare una prima lettura di carte insieme. Quindi mi raccomando, prenotatevi. Io sono qui che aspetto le vostre telefonate, quindi basta comporre lo 0773 49 35 26. Poi vi volevo ricordare anche del nostro sito. C'è una chiamata. Sono Marika, buon pomeriggio. Non sento, pronto? Ti sento un po' male, sei col viva voce? No. Ok, perfetto, ora ti sento bene. Ah, mi chiamo Giovanna, sono Giovanna di nuovo, più facile da dire. Giovanna, benvenuta in linea, ci chiamo del tu? Sì, certo. Benissimo, quanti anni hai? 29. Di che segno sei? Gemelli. Ok, dimmi tutto, come ti posso aiutare, cosa vogliamo fare? Sì, allora te lo dico, guarda, io ho litigato con il mio ragazzo, con una mia amica, e poi io non volevo parlare. Oggi mi ha mandato un messaggio e mi dice, guarda, dopo di tutto quello che ti ho detto, continui a fare l'amicizia con questa ragazza, io non riesco a capire, ma che stai geloso, ma che cosa ti intendi? Tu non capisci cosa. Allora, Gianna, come si chiama lui? Andrea. Andrea? Sì. Quanti anni ha? 37. Di che segno è? Capricorno. Ok, invece questa tua amica? Si chiama Sara. Quanti anni ha? 34. Di che segno è? Acquario. Ok. Allora, quindi vogliamo domandare alle carte come mai Andrea vuole che tu ti allontani da Sara. Sì. Ok. Allora, Gianna, ti mischio le carte, quindi concentrati su di loro e mi fermi tu quando sei pronta. Ok. Stop. Destra, sinistra, centro. Centro. Allora, ma sei sicura che lui voglia veramente questo? No, come mi scrive così? Perché il messaggio che mi fa, adesso tu fai la coppia con lei, prima di farla più male di lei. Ma non è che lui è geloso, penso che lo lascio perché lui mi dice qualcosa. Non so. Guarda, a me dalle carte mi viene come se lui avesse paura che questa ragazza ti possa portare in tentazione verso altri uomini. Ah. Ragion per cui comunque realmente lui non è che vuole figli, perché lui non ti sta chiedendo di allontanarti da questa persona, però ti sta chiedendo un pochettino di ridurre, perché qui c'è proprio il pericolo che lui vede vicino a questa persona che porta disordine e libertinaggio per quanto riguarda te, quindi come se lui ti vede presa, fomentata da questa nuova amicizia, ed è come se non è tanto il fatto che vai a cogliere attenzione a lui, quanto proprio il discorso che lui ha paura che questa persona ti possa portare delle nuove conoscenze, dei nuovi incontri, essendo che comunque è una ragazza che per male conosce tante persone, ha tante amicizie, eccetera, eccetera, ha paura comunque che ti possa portare a distrarti. Quindi è un po' per questo motivo, però non è che qui c'è proprio l'allontanamento radicale, nel senso che tu vuoi frequentare Sara,
lui non è che te lo impedisce, però preferisce magari, non so, che tu vai a casa di Sara o che Sara viene a casa tua, capito? Però di evitare comunque di uscire sempre, ovviamente, tua. Però non vuole proprio l'allontanamento. Poi, Giovanna, se vuoi possiamo anche approfondire in privato magari questa situazione. Tanto se tu non hai mai chiamato, il primo consulto è gratuito, sono 10 minuti che regaliamo noi. Ok? Quindi basta che chiami lo 0773 49 35 25 e ti puoi prenotare sin da subito. Va bene. Ok? Un bacione. Ciao tesoro. Ciao. Quindi per chiunque si volesse prenotare durante questa diretta, basta comporre lo 0773 49 35 26. Vi potete prenotare sin da subito, in questo momento ci sono tre linee libere. Sono Marica, buonasera. Ciao Marica, sono Alessia. Ciao Alessia, benvenuta in linea, ci abbiamo detto tu? Come no, assolutamente. Quanti anni hai? 45. Ok, di che segno sei? Cancro. Cancro. Ok. Cosa volevo andare alle carte, Alessia? Allora, Marica, io vorrei vedere un po' una situazione che ho con una persona. Mi ha fatto una cosa molto molto brutta, avevamo chiaramente una relazione e non è libero. A un certo punto mi ha fatto una cosa veramente molto brutta, per cui siamo arrivati a una chiusura. Io vorrei capire un po' se si è reso conto che ha fatto una cosa veramente esagerata e poi anche capire se è possibile, se pensa di recuperare, ecco. Adesso come si chiama lui? Paolo. Paolo, quanti anni ha? Sì, 55. Ok, di che segno? Cancro. Allora, Alessia, non abbiamo molto tempo durante la diretta per fare tutte e due le domande, quindi dimmi tu che cosa vuoi sapere per primo, se quello che pensa lui in merito a questa situazione o sì, se... vediamo se si è reso conto. Ok. Poi, se chiaramente, se vuoi fare comunque altre domande, se vuoi approfondire questa situazione, comunque ci possiamo sentire in privato, tanto i primi 10 minuti di consulto sono gratuiti, ok? Poi, ovviamente, se vorrei continuare, ti spiego i metodi di pagamento, però intanto i primi 10 minuti sono gratuiti. Quindi, se magari resto con delle domande in sospeso, perché durante la diretta non facciamo in tempo a vedere tutto, certo, possiamo no, comunque certo, mi rendo conto, assolutamente. Possiamo comunque sentirci dopo, eh? Allora, quindi concentrati su Paolo, chiediamo alle carte il pensiero di Paolo in merito a questa situazione. Sì. Allora, fermami tu quando sei pronta. Ok, stop. Destra, sinistra, centro. Sinistra. Senti, lui comunque dalle carte mi viene ancora come un uomo vizioso, eh? Sì. Non so di che genere di vizi si tratta, però mi viene proprio segnalato come un uomo vizioso. Allora, Alessia, guarda, io ti dico questa cosa, nelle carte ti viene il dispiacere, ti viene la perdita, ti viene il rimpianto, quindi diciamo che comunque effettivamente il rimpianto c'è, quindi vuol dire che comunque... non è che non va molto orgoglioso di se stesso, diciamola così. Però diciamo anche che effettivamente sembra come neanche rendersene conto più di tanto, nel senso che vedi questa situazione come un ostacolo che ti sta impedendo comunque di riuscire ad andare avanti, ok? Però lui non vede tutto quanto perso, non vede, cioè non pensa che comunque questa cosa che sia successa possa aver mandato proprio all'aria tutto, capito? Anche se non ne va orgoglioso, c'è questo dispiacere, c'è il rimpianto anche davanti alla perdita, quindi vuol dire che comunque sta male, gli manchi, senza dubbio comunque non è che se la sta passando proprio benissimo, capito?
secondo me anche questa donna, appunto il fatto che mi si è impegnato, anche questa donna comunque è una persona che effettivamente mi porta degli ostacoli, no? Che mi vengono segnalati in ricatto vicino proprio a lei il fatto che c'è questo ostacolo. Però è tutta una situazione strana, tutta una situazione particolare, perché comunque lui secondo me non pensa completamente che sia chiusa tra di voi. Pensa che magari... perché molte volte si è chiusa e poi riaperta, probabilmente non ha capito che invece questa volta mi sono molto stancata, però se avevi quelle carte probabilmente almeno ha capito che proprio bella bella non l'ha fatta, ecco, sì, almeno no, questo. Questo sì, non è che ne va proprio orgoglioso delle sue azioni, però ecco, non vede ancora proprio tutta quanta la chiusura da questo punto di vista, cioè, anche se sente la mancanza, anche se sente l'allontanamento, però c'è la ruota della fortuna a vostro favore, quindi è come se lui spera che adesso le cose cominciano a girare per il verso giusto, capito? Vediamo che succede, non certo. È successo da molto, insomma, da una decina di giorni. Quindi... Ah, ok, allora è ancora fresca, ma no, vediamo un po'. Certo. Dire che insomma almeno è dispiaciuto, c'è qualcosa, sì. Dai. Sì, Alessia, guarda, io dalle ore 18 sono nel mio studio, per cui se ti vuoi prenotare anche subito, non appena sono libera ti fanno uno studio dal centralino e ti mettono in contatto con me, ok? In modo che magari possiamo approfondire questa situazione, va bene? Basta che chiami lo 0773 49 35 25, ok? Quindi lo stesso numero che hai fatto ora, solo che anziché terminare con il 6, termina con il 5. Va bene. Ok? Grazie moltissimo. E di che, Alessia, figurati. Ciao. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Quindi vi ricordo il numero di telefono da contattare, se volete ricevere anche voi un consulto durante questa diretta, 0773 49 35 26. Prenotatevi, mi raccomando, ci sono le linee liberissime. Sono Marica, buonasera. E buonasera, sono Isa. Isa? Sì, Isa, sì. Ciao, benvenuta in dire. Isabella, no? Giusto? Sì, sì. Oh, sì, ok. Perfetto. Ci chiamo del tu? Ci chiamo Sì, ah, ok, perfetto. Quindi sì. Abbiamo già parlato noi. Sì, sì, un po', sì. Ok. E niente, non è successo niente, volevo sapere un po' cosa sono le carte oggi. Allora, Isabella, quanti anni hai? 40. Di che segno sei? Ariete. Oh. Allora, cosa vuoi domandare alle carte, Isabella? Se c'è un giorno, se non è solo un'amicizia. Come si chiama questa persona? F, Sagittario, 38 anni. Ok, quindi chiediamo alle carte se c'è un giorno? Sì, è molto tempo che avete rotto? È la prima. Allora, quindi si legga, Isabella? Sì. Quindi concentrati su di lui, non gli bruciare niente. Quindi lei non lo so come lo si fa. Destra, sinistra, centro. Destra. Ma lavorate insieme? No. C'è qualcosa però in comune tra di voi? Sì, un po' dove andiamo insieme. Ok, guarda. Insieme un po', sì. Allora, sarà proprio lì effettivamente che mi viene dalle carte, all'improvviso mi è la sorpresa e mi viene proprio comunque la rinascita di questo rapporto con il demonio capovolto, quindi un rapporto magari nato, cominciato, più per... una questione di divertimento, diciamo un qualcosa di leggerezza, però col fatto che comunque ti viene dalle carte questo demonio capovolto, è come se comunque le carte ti segnalano il capovolgimento di situazioni, quindi il subentro dei sentimenti. Inizialmente si manifesta ancora come attrazione e passione, ok? Quindi potrebbe comunque principalmente forse nei confronti di punti di vista fisico.
ok, cercando di affrontare, cercando di avvicinarsi, via dicendo. Però, chiaramente, voglio dire, le carte ti parlano di amore, di cambiamento di situazione, e questo oltretutto viene anche come un ostacolo, quindi evidentemente questa è una cosa che non viene questo punto di vista, ok? Quindi dice, guarda, le carte purtroppo non hanno tempi, quindi che mi dici che abbiamo già parlato, che ancora non è successo niente, sinceramente la cosa non mi stupisce, purtroppo devi dare tempo alle carte di realizzarsi. Oltretutto, col fatto che comunque le carte ti fanno vedere degli incontri teatrali in un luogo comune, qualcosa che comunque vi unisce, vuol dire che comunque realmente che ti devi mettere in conto, uno è cercare di creare l'evento, e anche lui dall'altra parte, quindi dovete fare in modo da far incastrare comunque questi incontri, perché giustamente se tu abiti quel posto, no. Però capite in che senso, quindi realmente non c'è una tempistica delle carte, già le carte di per sé non hanno proprio tempi, per cui cercare di tirare fuori una tempistica è proprio impossibile, anche perché io dico sempre, quando si chiede i tempi, si chiede comunque l'opinione personale del cartomante, ma non si chiede che cosa dicono le carte. La carta non ha il tempo, quindi quando ti ho l'impressione che io ho della situazione, ma non è un tempo. Quindi, non ho capito. Come? Non ho capito, non è? Non è un tempo effettivo, perché la carta non ha tempi. Sì. Ok? Quando si chiedono i tempi, si chiede l'opinione personale del cartomante, ma non si chiede mai quello che realmente la carta dice, perché la carta non dice tempi. Allora, secondo te? Secondo me, io penso che entro gli inizi dell'estate si possa sbloccare questo viaggio, però chiaramente non sta scritto da nessuna parte, cioè il ritorno c'è e questa è una garanzia, però appunto devi lasciare che comunque le carte si realizzino, il ritorno comunque c'è e si vede, e sarà proprio durante questi incontri che comunque ci sarà lì la chance. Quindi su questo ne puoi stare tranquilla, però appunto devi dare un po' di tempo alle carte di potersi realizzare. No, assolutamente. Poi se vuoi fare altre domande alle carte, io alle 18 sono nel mio studio. Se non hai mai chiamato Isabella, puoi scrivere. Sì, ho chiamato anche perciò come si fa. Ok, va bene. Va benissimo. Grazie. Ciao Isabella, ciao. Quindi vi ricordo il numero di telefono da contattare nel caso in cui andrò proprio volete un consulto durante diretta, basta comporre lo 0773 49 35 26. Ciao Marica, buonasera. Ciao, buonasera. Marina? Sì, Marina. Benvenuta in linea, Marina. Ci siamo tutti. Certo, sono Marina della Vergine. Vergine di quanti anni? 58. E quindi, come ti presentare? Benissimo. Allora Marina, come si chiama questa persona? Enzo? Sì. Enzo, Ariete, di quanti anni? 62. No, 72. 72. No. Da quanti anni avete rotto, Marina? 8 mesi? Sì, 8 mesi. Allora, Marina ha visto le carte, quindi concentrati su Enzo, non gli ricordate niente, mi resta per un secondo. Adesso ha visto il centro. Sì. Però c'è. Senti, ma che lui ti ha nascosto qualcosa, ti sta nascondendo qualcosa, che sappia? Vi siete lasciati perché c'è stato qualcosa di nascosto? Sì. Okay. Che cosa era legato ad un'altra donna? Sì, sua moglie. Sua moglie. Quindi tu non sapevi che lui era sposato? Sì, io non si farà in casa, però non sapevo. Però poi mi sono fuori dei genitori, mi hanno cercato, cioè mi sono fuori di un'altra cosa, non mi sono interessata, però la cosa che ho capito.
E poi praticamente comunque il ritorno c'è, perché c'è la carta proprio che risponde alla tua domanda, è proprio carta comunque di soddisfazione riuscita, quindi su questo punto di vista il ritorno c'è. C'è anche un demonio capovolto, ci sono le comunicazioni, questo assolutamente sì, però vedi che c'è questa situazione nascosta con questa donna, che è appunto la sposa, quindi potrebbe essere la moglie, però che ti dice combinazione e contratto. Ok, quindi diciamo che questa situazione con lei è come se comunque fosse subentrato qualcosa dal punto di vista economico, qualche proprietà di esatto. E questa è una cosa che ha notevolmente bloccato lui su questo punto di vista, perché è come se lui comunque avesse paura di perdere tutto. Il motivo per cui ha voluto frenare un attimino questa situazione, però il sentimento continua ad esserci, c'è proprio il sopravvento dell'amore, quindi Marina Enzo comunque si vede dalle carte che trova dei sentimenti anche molto importanti, proprio l'amore, quindi non è solo una cosa di leggere. Ma io penso più che sia stato lui, sinceramente, perché lui comunque ancora appunto non si è dimenticato di lei, ancora non si è allontanato da lei, credo. Però effettivamente dalle carte ti viene comunque lui è in condizione di riprendere questo rapporto, perché inizialmente è cominciata comunque così un po' per gioco, no? Però poi ovviamente si è fatta più concreta questa relazione, cioè è nata una bella relazione dal punto di vista sentimentale, lui comunque decide da proprio vivere questo rapporto con te. Solo che dall'altra parte c'è questa persona che lo blocca tantissimo, tanto, esatto, e purtroppo è per questo motivo che lui è costretto a stare fermo. Come no, Marina, se vuoi mi puoi anche chiamare in privato, tanto okay. Se non hai mai chiamato hai il primo consulto gratuito, sono 10 minuti gratuiti, quindi se puoi anche fare altre domande alle carte, se vuoi approfondire questa situazione. I primi 10 minuti te li regaliamo noi. Ok, grazie mille. Niente. Ciao Marina, ciao. Quindi, se volete prenotare anche voi per ricevere un primo consulto in diretta, basta comporre lo 0773493526. Prenotatevi, mi raccomando. Sono Marica, buonasera. Ciao, benvenuta. Francesca, ciao, benvenuta in linea. Grazie. Sì, certo. Quanti anni hai? 43. 43, di che segno sei? Ariete. Oh, dimmi tu, Francesca. Volevo sapere per un ragazzo, un uomo, per il sentimento che avevo per me. Benissimo, come si chiama? Alessandro. Quanti anni ha? 35. Quando? 21 marzo. Marzo? Sì, 21. Ok, quindi è fine 21 marzo, fine pesci, inizia ariete, diciamo che sì. È più un ariete però che in pesci. Allora. Quindi vogliamo vedere i sentimenti di Alessandro. Sì. Allora, voi avete un rapporto insieme? No, ci siamo compagni, siamo già venuti in amicizia. Questa volta ci abbiamo visto, però non so più niente. Allora, quindi si cerca Francesca, quindi con i sentimenti di Alessandro, non mi piace niente, mi piace un Ma avete avuto una litigata? Non so, mi ha detto che non è stato, ma non è. Mi dice che era lo vedo.
Allora, questo sì, perché comunque lui non ti vuole perdere. Chi delle carte c'ha la fortuna è dannata, quindi vuol dire che magari tu forse sei un po' davanti con lui. Devi cercare comunque di perdere il tempo senza metterlo alle strette, senza comunque metterlo in situazioni di doverti dare una risposta per farti capire, no? Perché anche se tu non gli chiedi niente, però giustamente ti dichiari, gli dici comunque due sentimenti, è normale che lui da parte tua si sente comunque in dovere di doverti dire qualcosa. Okay? Quindi è normale di mettere le mani avanti da questo punto di vista, sì. Perché comunque molto le dà per te. Però se ti devo dire la verità, a me dalle carte mi viene il conto, lui non affronta una relazione a tutti gli effetti. Però in questo momento lui praticamente si trova nel video, sta tranquillo nel martello perché non è disposto a crederti, ma non è ancora neanche pronto a prendere un impegno a tutti gli effetti. Ok? Quindi non sa realmente neanche lui che cosa deve fare, per cui la tua mossa potrebbe influenzare la tua decisione. Raggiunge il tuo, conviene in questo momento stare ferma, ok? Se si chiama, comunque vedilo, continua a presentarlo, continua a passare del tempo insieme e soprattutto impegnere a coltivare questo rapporto nel migliore dei modi. Comunque gli devi lasciare un buon ricordo, capito? Non è che devi fare in modo che questo rapporto sia pesantissimo. La cosa di che altrimenti ci sono. Io non lo vedo, sì, perché io lo vedo molto legato a te, però ti dico ancora non è pronto, per cui devi cercare comunque di dare un po' di tempo. Perché tu sei più avanti rispetto a lui, tu già sei pronta a lasciarla andare, lui ancora no. Okay. Poi se vuoi Francesca possiamo comunque approfondire in privato, tanto il primo consulto, okay. Se non hai mai chiamato, il primo consulto, i primi 10 minuti te li regaliamo noi. Ok, va bene. Quindi se vuoi io dalle ore 18 sono nel studio, ti puoi prenotare anche subito. Non appena sono libera ti chiamano da 5 minuti e ti contatto con me. Va bene? Okay, va bene, grazie. Di niente, Francesca, un bacione, ciao. Quindi prenotatevi, mi raccomando, allo 0773-49-35-26 per il primo consulto in diretta. Mi raccomando, in questo momento ci sono le linee libere, quindi chiamate subito in modo da potervi prenotare. Ah. Sono Marica, buonasera. Sì, pronto, sono la Graziella. Con chi parlo? Sono Graziella. Graziella, benvenuta in linea. Ci diamo del tu? Eh? Ci diamo del tu, Graziella? Sì, io sono 25, 55. Ok, 55 anni, di che segno sei? Sono del Toro, ho 64 anni. Ah, ok, 64 anni e sei del Toro, ok. Cosa vuoi domandare alle carte? Io volevo chiederti, come ho parlato di salute, perché mi sono preso di nuovo locale e andrò all'interno di tutte le figure, però non so se è male in Italia. Allora, Graziella, noi sulla salute non possiamo fare le carte. No, è un discorso di per vedere, ecco. Ok, quindi vogliamo vedere alle carte se riuscirai a prendere un monolocale o se con quei soldi andrai in viaggio? Sì, non andrò in viaggio. Ok, perfetto. Allora. Andrò in viaggio al mare o al montagna, ecco. Ah, perché se io a mettere i soldi per il mio locale, perché mi sento sempre. Ok, allora Graziella, non incrociarmi niente e mi dai tu lo stop quando sei pronta. Stop. Destra, sinistra, centro. Centro. Ok. Allora, qui comunque lo spostamento, Graziella, nelle carte ti viene fuori, però per quanto riguarda questa casa mi viene la contrarietà prima della vittoria. Quindi come se comunque dovresti sistemare dei documenti, ci sono delle cose appese che devi cercare un attimino di sistemare, tipo. Mi viene anche... Ah, ecco perché? Perché le carte in genere hanno una validità di circa 6 mesi, quindi il fatto che in questo momento non mi viene la riuscita, esatto. Il fatto che in questo momento non mi viene la riuscita è proprio perché effettivamente ci vuole molto tempo prima comunque di riuscire, ok.
Però il viaggio comunque intanto ti viene fuori, grazie. Sì, sicuramente è un po' pensione, però sì. Più avanti, più avanti qualcosa, no? Non ho capito. Non vedi niente più avanti. Guarda, noi no, al momento no, Graziella, però se vuoi possiamo approfondire in privato, perché purtroppo durante la diretta non c'è tempo per fare molte domande. Ok, allora se vuoi hai l'opportunità di ricevere il primo consulto gratuito, ok? Quindi 10 minuti di consulto che gli regaliamo noi. Quindi se vuoi puoi pure contarti sin da subito e non appena sono libera di mettere in contatto con me. Sì, non fa niente, puoi telefonare il numero che hai fatto ora, solo che anziché con il 6 finale devi mettere il 5 finale. Ok? Guarda, richiama il numero che hai fatto ora, te lo spiegano i ragazzi del centralino come fare. Anzi, dopo per aprire il numero. Va bene, ok. Ciao, Graziella, ciao. Quindi se vi volete prenotare durante questa diretta passiamo ancora con 0723 49 35 26. Prenotatevi, mi raccomando. Sono Marica, buonasera. Buonasera. Ciao Marica. Sì. Sono del 24 5 Ok, compleanno. Quanti anni devi fare? 53 anni, quindi ancora 52 noi. Sì. Dimmi tutto, cosa vuoi domandare, le carte? Sì, volevo sapere che c'è la possibilità per me di cominciare un rapporto sentimentale, visto che non è che non sono da 5 anni, la mia vita di donna. Qualcosa però di veramente bene, importante, sì. E quello che io cerco per il tempo e di essere inutile. Solo c'è qualcosa di serio, insomma, la possibilità di me. Benissimo. Sì. Allora, Monica, ti inizia le carte. Sì, grazie. Quindi, non incrociamo niente. Sì. Quindi, lei lo so come sono. Sì. Sì. Destra, sinistra, centro. Centro. Ti vengono tre uomini, Monica, nelle tue carte, eh? Allora, uno sicuramente è un uomo del passato, un altro non so sinceramente quanto ci può fare affidamento di questa persona, perché mi viene un uomo tendenzialmente molto vizioso, perché potrebbe essere comunque una persona abbastanza messa bene economicamente, che diciamo, non si fa mancare niente, quindi magari anche a livello di valori, anche a livello di persona, è una di quelle persone magari arroganti che comunque pensano che si possono permettere un po' di quello che vogliono, no? Ok, bene. Però ci sono altre due persone, di cui una hanno un ritorno dal passato, quindi penso che possa essere una persona che magari conosce in questi periodi, che poi per un motivo o per un altro non è andata questa situazione. Questa persona ha intenzione di riproporsi. C'è stata, diciamo, una piccola frequentazione, perché mi erano amici perduti, quindi le carte mi parlano più di amicizia che proprio di rapporto sugli effetti, no? Sì. E poi però ti viene anche segnalato un nuovo incontro, questo è un uomo molto buono, un uomo di bastoni, quindi una persona di cuore, una persona che ha un grande spirito, una persona gentile, generosa, questo però ti viene segnalato come un nuovo incontro. Ho capito. Senti, io da questa stesura non ti posso dire molto, perché comunque sono tre le persone che mi escono fuori. Ti posso dire che questo bene o male sarà quello che si realizzerà da qui entro la fine dell'estate, perché questa stesura, diciamo che in grandi linee è una validità di circa 3 mesi. Non è una tempistica precisa, però in grandi linee questa stesura è una stesura molto breve, sui prossimi 20. Però se vuoi comunque il primo consulto è gratuito, quindi magari possiamo approfondire in privato, hai 10 minuti che ti regaliamo noi, ok?
Ok, quindi se vuoi chiamare subito il numero che fa ancora, ti risponde il centralino, devi vedere da loro come fare per mettersi in contatto con me. Ok, in basta che gli dici voglio parlare con Marika e ti spiegano loro come fare. Tanto i primi 10 minuti sono gratuiti. Va bene, io ti ringrazio, ringrazio tutti voi. Di niente, Monica. Buona serata. Grazie, anche a te, ciao. Allora, quindi, per chi vuole mettersi in contatto durante questa diretta, basta comporre lo 0773 49 35 26. Sono Marika, buonasera. Ciao Marika, sono S. Sono con Carlo? Con S. S di Savona? Sì. Benissimo, benvenuta in linea. Ci sono tu? Sì, allora io ho 32 anni gemelli. Ok. Niente, volevo chiederti, praticamente io volevo acquistare una macchina. Sì. Il finanziamento è stato approvato, però c'è stato un incontro, ci vogliono un anticipo di 2000 euro. Io non ce l'ho. Vogliamo vedere se riuscirò a prendere questa macchina o a finire in aprile. Ok, vediamo un po'. Allora, ti aiuta qualcuno, non so. Allora, finisce le carte, quindi non incrociamo niente, vedo lo stop non si sposta. No. Adesso la sensazione. Scendo. Allora, la spaccatura dei mazzi è proprio brutta, 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 te lo dico, la spaccatura dei mazzi ti dice di no, è una cosa che salta. Però qui dalle carte mi viene che comunque c'è una persona che ti potrebbe aiutare, però vedi che ti devi muovere tu, devi cercare tu di sbrigare questa situazione, perché qui viene proprio la riuscita sicura, assolutamente sì, c'è proprio carta di coppia che risponde alla tua domanda, quindi è un sì assoluto. E io provare a chiedere chi pensavo di muovere fa, ma due giorni che fai. Vabbè, il fatto che siano due giorni non vuol dire che comunque è una persona che non ha più intenzione di risponderti, però studiatela bene questa situazione, perché a me dalle carte mi vengono... Ma che vedevo di mio padre? Allora, no, purtroppo non abbiamo molto tempo durante la diretta, il tempo è terminato, però se vuoi, i primi 10 minuti di consulto, se non hai mai chiamato, sono gratuiti, quindi possiamo comunque approfondire in privato, i primi 10 minuti te li regaliamo noi, ok? Va bene. Un bacione, ciao. Quindi se vi volete prenotare anche voi per le dirette, basta comporre lo 0773 49 35 26. Mettetevi in contatto con noi, mi raccomando, in modo da poter ricevere un primo consulto durante la diretta. Sono Marika, buonasera. Pronto? Sì, ora sì, con chi parlo? Con Luisa. Luisa? Sì. Ciao, benvenuta in linea. Sì, certo. Quanti anni hai, Luisa? 22. Di che segno sei? Scorpione. Scorpione. Oh, ok. Dimmi tutto, come ti posso aiutare, Luisa? Allora, io sono questo ritorno dritto. Non ho capito. Adesso mi senti? Sì, ora sì, meglio. Allora, io conosco un ragazzo di Sant'Adriano. Sì. E adesso ho fatto un grande lancio per lui che ti ha fatto, però io continuo a provare qualcosa. Vorrei sapere cosa mi vuoi fare questo ragazzo, perché non so manco lui cosa fare della vita. Ok. Allora, Giuliano quanti anni ha? Giuliano? Sì. 26. Di che segno, eh? Sì. Allora, Luisa, inizia le carte, quindi concentriamoci su Giuliano senza incontrarmi niente, e lo so quando si può. Destra, sinistra, centro. Centro. Ok,
senti Luisa, allora guarda, io ti dico questa cosa, perché le carte non mi parlano tanto di Giuliano quanto di te, mi fanno vedere che nel corso di quest'estate per te arriva l'amore di me vero. Quindi è una persona che supera di gran lunga effettivamente questo Giuliano, che poi poverino Giuliano, appunto come hai detto tu, no? Non sa neanche lui in questo momento che cosa fare, quindi è combattuto tra te, tra quell'altra, ce n'è anche un'altra ancora oltretutto, mi dicono le carte. Ok, quindi... Non so precisamente di che colore hai capito, se riesci a vedere. Guarda, me ne viene una in particolare con i capelli chiari. L'altra non lo vedo, ecco, l'altra invece non la vedo come è fatta, però c'è anche quest'altra in giro, mi dice la carta, con cui lui ci si sente, capito? Quindi appunto, come dicevi tu, prendi non sai neanche lui che cosa deve fare. E a me dalle carte mi viene che questo torna da te e torna proprio cercando comunque di costruire un rapporto di effetto, perché c'è la vittoria dell'amore. Però io penso che nel momento in cui lui si farà avanti con te, tu già avrai conosciuto quella persona che mi viene segnalata dalle carte. E per te ne arrivo proprio l'amore, quello vero. Quindi con questa persona, le carte non ti danno per sempre, non ti dicono tutto, non ti dicono se tu con questa persona ci starai per il resto della tua vita. Però te lo segnalano come una persona molto importante, rendi conto, perché una persona sicuramente con cui ci passerai veramente tanto tempo insieme. È l'uomo su cui vuole fare affidamento, la persona che vuole costruire realmente qualcosa di importante, c'è la possibilità dell'andare a costruire dei progetti insieme, perché comunque il rendicoppio non è una persona leggera, è una persona che desidera assumersi delle responsabilità, stessa la carta che dice il padre, lo sposo, quindi una persona che è una cosa serio. Adesso che ci stai insieme 5 anni, che ci stai insieme 20 anni, questo la carta non te lo dice, però quello è l'amore. Giuliano ti piace, ti interessa, però Giuliano figura tu una coppa a paragone con questo, con quest'altro ragazzo che Marica, non ti senti, ti sento male. Mi senti? Perché è molto male in realtà. Ecco, guarda Luisa, se vuoi, ecco, a parte che dopo puoi comunque rivedere la diretta, e poi se vuoi puoi approfondire, possiamo approfondire le carte in privato, hai il primo consulto gratuito, ok? I primi 10 minuti te li regaliamo noi, Luisa, va bene? Con te? Sì, sì, chiedi di Marica e continui con me, esatto. Va bene? Ma mi richiamate voi? Tu chiama il numero che hai fatto adesso e ti prenoti, non appena sono libera ti chiamiamo noi e i primi 10 minuti te li regaliamo noi, va bene? Va bene, grazie. Ok, un bacione Luisa, ciao tesoro. Quindi per chiunque si vuole prenotare, anche per dopo, per questa diretta, scusate, basta comporre lo 0773 49 35 26 in modo da potervi mettere in contatto con me e da poter fare un primo consulto. Sono Marica, buonasera. Ciao Marica, sono Maria Cristina. Ciao Maria Cristina, benvenuta in linea. Ci vediamo del tu? Va bene. Ok, quanti ne hai? 30. Di che segno sei? Di Bilancia. Ok, dimmi che tu come ti posso aiutare? Allora, io ho mio marito, che ci siamo sposati da un anno e mezzo. In questo momento sto attraversando una grande periodo di stress perché io sto prendendo una laurea. Quindi sto studiando per diventare professoressa, quindi è un master, non è proprio una laurea, e lui invece deve essere promosso, non mi ricordo cosa, un termine bancario un po' più che non conosco, e quindi siamo tutti e due tutto molto estremo, dove stiamo arrivando, stiamo litigando spesso, vorrei capire come si è presa la nostra situazione. Come si chiama lui? Vincenzo. Quanti anni ha? 32. Di che segno? Vergine. Allora, vediamo quindi se passa questo periodo, se si vanno a sistemare le cose. Sì. Allora, Maria Cristina inizia le carte, quindi concentrati su di lui, non gli facciamo niente, gli dà lo
Quando vuoi mi prendi tu, Maria Cristina. Ok. Destra, sinistra, centro. Destra. Sì. Già in prima carta ti viene la carta del carro, è capovolta, quindi diciamo sul periodo che ve lo dovete portare avanti ancora per un altro mesetto circa. Mm. Perché la carta del carro diciamo che ti indica una situazione in rapido movimento, però essendo capovolta porta una tempistica un po' più lunga, quindi per un circa un mesetto, però comunque non è matematica, perché le carte di per sé non hanno tempo. Diciamo che ti viene questa contrarietà prima della vittoria, però vuol dire che comunque entrambi effettivamente riuscirete comunque nella realizzazione dei vostri progetti. E poi, anche se è una cosa che non c'è nell'immediato, però è comunque una situazione che si va a risolvere, Maria Cristina, quindi questo può stare più tranquilla, c'è l'amore, c'è il sentimento. C'è proprio la voglia comunque di portare avanti questa situazione e di far andare bene le cose, anche se in questo momento comunque non vi state capendo, perché tu hai le tue problematiche, lui le sue, quindi non riuscite, non siete disposti a trovare un punto di incontro, no? Ragion per cui vi ritrovate così a discutere, poi tu c'hai anche tanti dubbi su di lui dalle carte, quindi qui da un problema piccolo realmente stanno venendo fuori tante altre cose, ok? Poi queste cose che ti vedo adesso dalle carte, magari se vuoi ne possiamo approfondire in privato, comunque i primi 10 minuti di consulto te li regaliamo noi, quindi se vuoi magari ci sentiamo in privato e approfondiamo, però mi viene dalle carte come se tu non ti fidi tanto di una tua collega, okay, pensi che stia facendo il furbo, pensi che ci sia qualcosa, capito? Come se ci fosse una mancanza di fiducia da parte tua, mi viene dalle carte. Vedi, lui è molto furbo effettivamente, Maria Cristina. Però è una situazione comunque che è riuscita ad oltrepassare. Ma per quanto riguarda questa, magari se poi ci sentiamo in privato, così andiamo un attimino a vedere meglio, ok? Ok. Un bacione, Maria Cristina. Un bacione. Ciao. Ciao. Quindi se vi volete prenotare basta contattare lo 0773 49 35 26 in modo da mettere il contatto durante le sedute. È caduta la linea, non c'è più la signora che ci stava chiamando. Eccola qui, è tornata. Sono Marica, buonasera. Buonasera Marica, io sono Antonia. Antonia, ciao, benvenuta in linea. Grazie, grazie, sì. Volentieri. Quanti ne hai? 57. 57, di che segno sei? Acquario. Ah, ok, dimmi tutto. Allora, volevo sapere una cosa di una persona. Sì. Cioè, se farà delle azioni, diciamo, di avvicinamento nei miei riguardi nei prossimi giorni. Ok. Perché ha già fatto qualcosa, però poco. Volevo capire se avesse azzardato di più. Ok. Come si chiama questa persona, Antonia? Io l'iniziale L. L di Livorno. Quanti ne ha? 45. Di che segno? Vergine. Ok. Allora, Antonia, inizia le carte, quindi vediamo se è un uomo, no? Sì. Ok. Vediamo alle carte se quest'uomo cercherà di avvicinarsi con qualcosa di più chiaro nei tuoi confronti. Esatto. Ok. Allora, quindi concentrati su di lui, non mi incrociare niente, mi fermi una seconda. Ok, ok, fermati. Destra, sinistra, centro. Centro. Assolutamente sì, mi viene proprio segnalata la carta di all'improvviso lieta sorpresa. Questo improvviso chiaramente non porta un tempo, quindi io non ti posso dare la garanzia che sia nei prossimi giorni o che sia nelle prossime settimane, chiaramente. Però le carte comunque mi fanno vedere un sentimento molto forte di questo momento, la vittoria sull'amore, quindi vuol dire che comunque è una persona che a te è veramente molto legata.
e cercherà realmente di avvicinarsi al tempo, perché le carte mi fanno vedere come se ci fosse stato un allontanamento che porta a funzione di malattia da parte di lui, una cosa che comunque lui la sta vivendo in maniera molto pesante, credo, non sta bene. Però cerca di coglierla al volo questa improvvisa dietro sorpresa, perché il fatto che lui possa ricevere un però lui è strano. Ecco, perché ha già fatto una, diciamo, comparsa, però è stata una comparsa dove lavoro, si è attraffato, perché lavoriamo insieme, si è attraffato e poi è andato via. Non vorrei che faccia la stessa cosa, non ha dato neanche il tempo di guardarlo. No, c'è una bella sorpresa, gli dice la carta, perché la carta gli dice che l'improvviso vieta sorpresa, quindi non è una comparsa, è una sorpresa, ok? Però cerca di coglierla al volo, perché il fatto che lui possa ricevere un ulteriore rifiuto potrebbe essere una cosa che poi effettivamente li porta comunque a far passare troppo tempo. Sì, lo so, però è stata colpa sua, tutta colpa sua, estremamente, insomma, quindi io sono arrabbiatissima. Che non ha avuto gli atteggiamenti giusti, neanche nell'avvicinarsi, ecco perché. Quindi tu mi dici che lo farà? Sì. Benissimo, allora appena lo farà io ti contatto e ne vediamo, così vediamo come mi devo porre. Certo, okay? Assolutamente sì. Grazie. Un bacione, grazie, ciao. Buona serata. Ciao. Grazie. Ok, allora, la trasmissione finisce qui per oggi, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito durante questa diretta, che hanno commentato, che hanno messo mi piace, e le dirette ricominciano domani, venerdì con Olimpia. Quindi io ora intanto vado nel mio studio, quindi chiunque volesse magari approfondire qualche domanda che è rimasta in sospeso da questa diretta, o semplicemente volessi suggerire nel primo consulto gratuito, basta contattare lo 0773 49 35 25, mi trovate la convenzione in studio e vi potete prenotare. Non appena sono disponibile, vi metto in contatto. Un bacione a tutti da Marica e buon pomeriggio!